Mettiamo in votazione la risoluzione 3041 a firma Piccinini. Favorevoli? Contrari? Astenuti? La risoluzione è respinta. Nel momento in cui c'è un'astensione è come il voto negativo, è come il Senato qui, quindi... mettiamo in votazione la risoluzione 3990. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Questa è approvata dai voti delle mani che sono state... Io, Presidente, ho visto dei mezzi braccini. Sull'ordine dei lavori, chiedevo chi è che si è astenuto sulla mia risoluzione, grazie. Tutto il PD. Quindi approvata, consigliera Piccini, gliel'ho già detto prima. No, la sua è respinta, è approvata la seconda risoluzione a prima firma Daniele Marchetti. Nella sua le mani erano alzate, nella risoluzione invece a prima firma Daniele Marchetti le mani alzate erano quattro. No, solo per il verbale, io come ho detto e ribadisco nella qualità di scrutatore non sono a confermare l'esito da lei indicato perché io non ho visto quelle mani alzate. Ecco, il consigliere Paruolo, scrutatore, è tornato in aula adesso, ma durante la votazione il consigliere Paruolo era in aula, è uscito nel momento in cui io ho chiesto l'intervento dei consiglieri scrutatori. Io ho visto la votazione e sono scrutatore. Dopo ho avuto una telefonata e sono uscito, sono rientrato, non so di che cosa abbiate parlato durante la discussione. Il Presidente ha proclamato sulla base di quello che ha visto. Nessuno ha detto, prima che il Presidente proclamasse, guardi, io non ho visto, oppure ho visto tutte le mani alzate, quindi stia attento che erano tutte alzate. Secondo me tutti avevano in mano altro, e cioè l'idea di uscire il più velocemente possibile.